È stato il Vista Red di Fano a tradire i quattro albanesi di età compresa tra i 25 e i 34 anni arrestati nel blitz dei carabinieri ieri notte in un appartamento a Gimarra di Fano. I carabinieri di Riccione, da cui sono partite le indagini, erano sulle loro tracce dal 30 dicembre scorso, ma il gruppo operava da tempo in quattro province, Rimini, Modena, Pesaro ed Ancona, nelle quali avrebbe messo a segno oltre 100 colpi, specializzato esclusivamente in furti in appartamento a caccia di oro e contanti. Proprio da uno di questi furti, avvenuto in un appartamento nella Valconca, in cui per guadagnarsi la fuga avevano spintonato e aggredito i proprietari, i carabinieri hanno avuto la possibilità, attraverso le testimonianze ed un parziale numero di targa, di risalire all'auto, rubata ovviamente, con la quale la banda si spostava per compiere le scorribande, una Mazda nera. Ormai segnalata, la Mazda nera, è stata solo una questione di tempo perché le pattuglie dei carabinieri non la individuassero, come infatti è avvenuto nei giorni scorsi dai militari di Riccione, che dopo un inseguimento hanno costretto i malviventi ad abbandonarla. Ma con essa i ladri hanno abbandonato anche molte tracce, scontrini fiscali, appunti, strumenti da scasso, possibili obiettivi, da qui le ricostruzioni certosine dei loro spostamenti e dei locali frequentati. Abbinare le immagini delle telecamere con i volti sospetti e collegarli agli orari degli scontrini ha portato all'individuazione di un volto e di un'altra auto. È qui che entra in gioco con tutta la sua valenza di silenziosa sentinella il Vista Red di Fano. L'auto infatti viene agganciata in un passaggio e la targa trasmessa alla banca dati. Ora gli investigatori sanno dove si trovano, ormai per loro è una questione di tempo. Una volta individuati, il lavoro di setaccio della zona delle stazioni locali ha permesso di individuarli e capire dove avevano il covo. Ieri, dopo un furto in un appartamento a Marotta, per avere la certezza di acciuffarli, una quindicina di carabinieri li hanno attesi proprio nella loro abitazione a Gimarra di Fano, in via del Carmine, ed una volta dentro, poco dopo le 22:30, hanno fatto una vera irruzione nell'appartamento e una breve resistenza dei quattro, però, non è bastata e sono stati ammanettati e portati in caserma. Nell'appartamento recuperati oltre un chilo di oggetti tutti in oro, denaro e strumenti da scasso, e per loro si sono aperte le porte del carcere di Villa Fastigi. Per tutti e quattro è scattato l'arresto in flagranza di reato per resistenza pubblico ufficiale e come indiziati di reato per ricettazione. Inoltre, per due di loro, grazie ad una cimice piazzata sull'auto che li ha monitorati, l'arresto in flagranza di reato per il furto compiuto nella serata a Marotta. Ora agli investigatori spetta il compito, in base ai riscontri, di attribuirgli oltre una trentina di possibili furti compiuti tra le province di Rimini e Pesaro, oltre che a rintracciare i proprietari di tutta la refurtiva recuperata.